Gioacchino Sette Casi, le sue dimissioni sono arrivate, sono state le prime dell'azzeramento. Da allora lei non ha mai più fatto dichiarazioni pubbliche in merito a quello che è successo. È uno degli assessori cosiddetti azzerati della giunta Valenti, della prima giunta Valenti. Che cosa è successo esattamente e come mai lei ha deciso di dimettersi per primo? Intanto ho deciso di dimettermi perché non volevo essere azzerato, preferivo andarmene di mia spontanea volontà e così ho fatto. E questa sì è la mia prima intervista dopo quel fatto e diciamo che sono qui per chiarire alcuni aspetti, quantomeno che mi sembrano doverosi. Soprattutto immagino i legami anche con l'onorevole Michele Catanzaro. Ieri ha rilasciato delle dichiarazioni, ha detto è stato uno di quelli accusati e additato da molte persone come il regista di questo azzeramento insieme all'ex senatore Nuccio Cusumano. Lei che idea si è fatto e soprattutto quali sono i suoi rapporti al momento? Guarda, su questa domanda, se mi permetti, evito di rispondere anche perché sono aspetti prettamente personali. Certo è, come ha detto lui ieri, il tempo sarà galantuomo e mi fermo lì. Per quanto riguarda, ripeto, poi l'azzeramento, certo è che mi sembra strano che i leader di questa coalizione non sapessero nulla di tale cosa. Io, come credo i miei colleghi, non sapevamo nulla invece, perché io l'ho saputo il venerdì e lunedì stesso mi sono dimesso. Oltretutto, anche le riunioni fatte col sindaco e col gruppo del PD, devo dire che il mio gruppo aveva sempre dato disponibilità alla mia persona, quindi non capisco la motivazione, non l'ho mai capita e sono oggi qui. Invece dalla sindaca, lei tra le altre cose aveva anche un buon rapporto con la sindaca Valenti, si era instaurato un clima di grande fiducia che la sindaca più volte in alcune dichiarazioni ha sempre ribadito. Lei invece che idea si è fatto per quanto riguarda appunto la volontà di Francesca Valenti? È stata veramente così come dice Michele Catanzaro? Lui non se ne è occupato, è stata la sindaca liberamente a decidere? Guarda, io non posso onestamente pensare che un sindaco si alzi la mattina e decida autonomamente di azzerare una giunta. Se questo non è certamente un percorso condiviso con i due leader di questa coalizione, onestamente mi sembra alquanto strano. Altrimenti una delle due, o loro non sapevano niente, quindi vorrei capire le motivazioni dell'azzeramento di una giunta politica, oppure, ripeto, il sindaco ha talmente tanta autonomia da poter decidere di azzerare una giunta senza comunicare a nessuno quello che stava facendo. Non credo sia questo, onestamente credo che sia un percorso che si sia discusso più volte, che loro abbiano discusso. Certo è che anche noi in una riunione di maggioranza ne avevamo parlato, ma certamente non si sapeva quando, come, perché. E comunque, ripeto, non è una cosa facile azzerare una giunta, comunque è un atto molto difficile, un atto molto importante, quindi certamente alcuni ne erano a conoscenza e certamente ne erano a conoscenza chi aveva il ruolo principale in questa coalizione. Lei non vuole entrare nel merito dei rapporti personali che intercorrono tra lei e l'onorevole Catanzaro, però dal punto di vista politico qualche riflessione va fatta. Avete fondato insieme un gruppo che ha portato alla sua prima elezione in consiglio comunale, poi successivamente anche la seconda elezione e poi successivamente la nomina di assessore. Quindi da un punto di vista politico quali sono gli scenari futuri e soprattutto il futuro politico di Gioacchino Sette Case? Guarda, questa domanda ti rispondo con una amarezza. E l'amarezza è quella di non essermi forse candidato per la terza volta, perché se oggi mi ritrovo con un pugno di mosche in mano è proprio per questo, perché non essermi candidato per un gioco di squadra all'epoca ed essere stato assessore designato, oggi comunque mi ritrovo, ripeto, ad essere fuori da tutto. Quindi comunque il percorso ormai ha avuto un suo segno, il segno è evidente, ma si continuerà, io continuerò a fare politica, per me è una passione, quindi non è certamente quello che è successo che mi potrà fermare. Andrò avanti con la massima serenità come ho sempre fatto e farò le cose per come l'ho sempre fatto. Ognuno farà quello che reputa opportuno. Abbiamo analizzato il passato, il futuro, ma il presente. Come giudica questa giunta? Soprattutto i componenti di questa giunta e le scelte effettuate da Francesca Valenti. Ma guardi, onestamente io alcuni li conosco, altri meno, altri completamente. Diciamo che mi auguro che loro possano fare un buon lavoro. Certo è che c'è un programma da rispettare, la cosa che non capisco è se tutti, devo dire, i componenti di questa giunta all'epoca hanno sposato questo programma o seri dubbi che forse qualcuno nemmeno l'abbia condiviso all'epoca delle elezioni, quindi non so come oggi possano amministrare una città, onestamente.